Maria Madre di Dio. Madre di Dio. Che siamo fregati! Siamo a Caneva e come al solito in realtà a Caneva non ci sono novità, ma la novità di oggi è che saremo accompagnati da Davide e Nicolò e io non vedo l'ora di fargli scivoli insieme a loro. Sì, che avete già fatto qua robe. Sì, sono preoccupato dello stuccato. Oggi ragazzi mi sono messo la maglia perfetta perché ovviamente in questo video si bagna. Tra l'altro per cominciare si può già vedere che hanno cambiato la scritta qua davanti. È nuova questa scritta. Penso. Cioè io non me la ricordavo così. Quindi in realtà forse in giro per il parco qualche novità la troveremo. Ovviamente come sempre se volete venire qua potete lasciare tutta la vostra roba all'interno degli armadietti che costano 5 euro per tutta la giornata. Però attenzione perché sì, siamo nel 2023 però gli armadietti ancora non prendono carte, quindi solo contanti. Prima di iniziare il video però vi ricordo che se volete venire a Caneva in descrizione troverete i miei biglietti scontati per entrare non solo qui ma anche a Movieland. Quindi se siete interessati trovate tutto in descrizione. Di iniziare con Typhoon. Io non so i nomi degli scivoli. 3, 2, 1, via! Porca! Porca! Vabbè, no, va bene, va bene. Oh no! Rincita! Rincita, rincita! Non è fredda però, dai. Cioè non abbiamo freddo, secondo me perché siamo surgelati. Vi ricordo anche che là in fondo, se volete, qui a Caneva ci sono le cabanas, ossia l'area diciamo relax privé di Caneva. Prima o poi ci andrò perché ci sono incluse cose tipo il welcome drink e tanta altra roba, tipo i lettini comodi, la cassaforte. Tra l'altro c'è anche la King Cabanas che ha una piscina privata. Tra l'altro una cosa che abbiamo notato è che hanno cambiato tutte le insegne degli scivoli. Piccole cose che però sono apprezzate. Chissà se a Caneva arriveranno novità o se decideranno di investire tutto su Movieland. Io penso che investiranno di più su Movieland, però vedremo. Al verde, siamo pronti? Vuoi verde? Aiuto, aiuto, esco. È sparito Nicolò. Dai, ce l'ha fatta, signori. Ma chi a me? Quando volete andare, braccia ben distese. Ok, aspetta, 3, 2, 1, via. Mamma mia, mi ha devastato le palle. Quella di destra o di sinistra? Destra. Ah, quella mia, come la mia? Cazzo, a destra, devastato. Come sempre, se volete spostarvi da Caneva a Movieland o viceversa, potete pagare il plus due parchi a 13 euro. È inutile ragazzi, venire a giugno nei parchi acquatici è sempre una goduria, perché più che altro venire a giugno, venire prima di sabato e domenica è sempre una goduria, perché c'è pochissima fila in ogni scivolo e si riesce a fare tutto tranquillamente. E incredibilmente non c'è freddo. No, si sta da Dio.
Ma dov'è il proprietario? Adesso voglio vedere se scende da solo. A few minutes later. Vabbè, non sapremo mai dove è finita questa persona. Adesso tocca a noi andare a fare il Crazy River, forza. Se divertente! Questo è senza dubbio il mio scivolo preferito a Caneva, il mondo di Hollywood. No. No, no. No, piano! Dopo ci si picchia! Non qua! Arrivederci! L'obiettivo è non ribaltarsi neanche una volta, eh? Ma cosa cacchio? Stiamo ballando! Metti una musichetta e dopo metti la classica, vai! No, no! No! A cannone! Non mi avrà mai il Crazy River. Come hai fatto? Vai. Mi ha tirato. Che ginocchiata ti ho dato. Ho fatto arrivare un onda incredibile. Ti attacchi, ti attacchi. Molli, molli, molli. No, no. Molli. Un altro. No, no. No. Ti sta ribaltando. Vieni. No. No. Ho perso la sfida. Hai perso malissimo. Sei un gancio di traino incredibile. No. Arrivo! Sei l'unico che si è ribaltato con Nicolò, bravo! Ovviamente oltre alle cabanas, se volete un'altra zona a pagamento in cui potete rilassarvi, è la Malibu Beach, dove avete sia la zona di prato che la zona di sabbia, e davanti c'è un piccolo chioschetto in cui vendono il gelato. Vuoi gelato? Quasi, sì! Quasi. E il drinkino. Drinkino di benvenuto. Bravo, vedi, mi hai attento lei. Ovviamente, come sapete, Caneva è un parco dedicato sia ai più grandi ma anche ai più piccoli. Ci sono un sacco di zone per bambini, un sacco di piscine, tra cui anche la Windy Lagoon, che è la zona praticamente di Caneva dedicata interamente ai bambini. Oh, grazie, schiantiamo fortissimo tutti insieme. Sì, uno via. Ci siamo scontati, siete stati bravissimi. 3, 2, 1, go! Spaccato. È vero. Se andate in un parco acquatico e non uscite con qualche ematoma, con qualcosa, vuol dire che non ve lo siete goduti. Esatto, no? Non vi siete goduti l'esperienza abbastanza. E Davide se la sta godendo al massimo. Guarda, è pieno di limiti. Da qua ai piedi. Ma sbaglio o hanno ricolorato anche questo squalo? Mi sembra molto più colorato del solito. E a dire la verità, non solo questo squalo, ma vedo il parco effettivamente molto più colorato, molto più rinnovato, ecco. Oh, il chiosco di pollo fritto, mai una volta che lo vedo aperto. Prima o poi mi capiterà il giorno in cui lo troverò aperto. Porca trostolo, Targ! Sono scansato, servono i riflessi. Lei pesando di qua, più, ha più necessità di tempo di spostamento. Ma non vedo, aia! Ci sono dei gradini, salga, salga. Oh, ma quanto è alto sto coso? Arrivederci! Vabbè, uno... Allora,
siamo sopravvissuti al kamikaze. Ora però i miei due compagni di viaggio vogliono fare il black hole. E io l'anno scorso l'ho fatto, mi sono ribaltato, ho sbattuto là il sopracciglio e ho detto grazie, non lo farò mai più. Quindi mi ritiro. Allora adesso dopo questa testimonianza vado a casa. Ricomincio dolorante. Allora l'unico che rimane sono di lividi io. Quindi se voi volete farlo vi accompagno a prendere il gommone e poi vi aspetto all'uscita. Arrivederci. Ciao. Io questo ve l'ho detto, io questo non lo faccio. Venite con me. Non so se sei partita. Se deve lampeggiare. Deve lampeggiare di rosso. Lampeggio di rosso. Fatti. Sì. Vabbè, diciamo due o tre. Già che vi sì, toccherà spero vedere questa cosa nel montaggio. Buonasera. Spara delle lettere a caso. Fai finta che sia un buono. H, 2, K, 3. Stavo per dire io K. Oddio. Flick e flock. Flick e flock, quindi. Sì. Devi dire o flick o flock al 3. 1, 2, 3, flock. Flick, sei proprio. Oh, oh, che bello! Bello, imprevedibile. Va bene, ci fidiamo, ci fidiamo. Finalmente è arrivato il momento di fare una pausa e di andare a mangiare. Siamo in Main Street, cioè questa che dovrebbe essere la Main Street di Canada. E hanno aggiunto il Taco Loco. Quindi non solo a Movieland è arrivato il Taco Loco, ma anche a Canada. Hanno chiuso il vecchio negozio di gelati, chissà cosa ci faranno. Vi presento i miei compagni di avventura. Uno al telefono e l'altro pure. È arrivato il momento, purtroppo, di fare i due scivoli di punta di Canevas. Cioè, caduta libera che praticamente, sì, praticamente. Il picco doppio. Il Twin Peaks mi fa mega paura. Tra l'altro col Twin Peaks può capitare a volte che se siete troppo leggeri, quindi se lo fate con me è impossibile, però se siete troppo leggeri può essere che non scavallate qua, ma rimanete giù nella conca e tranquilli, non c'è nessun problema perché comunque c'è l'uscita lì sotto, però sappiate che può succedere. Mannaggia la madosca, oh, che due co... Twin Peaks. Ma fa paura, porco due! Ma non sei contento, no? No! Ma come no? Sì, ma che paura fa! Vabbè, fallo con Davide, ciao, arrivederci! Vacca, vacca! Oh no, è arrivato il momento di farlo Stukas. Ma con la collanina non ti si spacca? Ma speriamo di impiccarmi. Sì, ma che ce frega. Secondo me hanno cambiato il colore delle botole. Poi guarda, non lo so. Secondo me erano bianche e nere prima. Madonna santa Maria, madre di Dio. Madre di Dio. Fuck. Ma via, madre di Dio. Madre, madre, madre! Oh, che botte! Madonna santa! Ah! No, ma no, cioè, beh, oddio, è abbastanza. Ma lei non lo vuole sapere. Cosa fa qua? Io sono. Comunque, un giorno libero! Posso averlo! Comunque lo Stukas, allora, il primo pezzo è molto bello perché sei attaccato e vai forte. Il problema è quando inizi ad arrivare in fondo. Che se non stai rigido, prendi delle botte da tutti i lati. Mi raccomando, se lo fate, non portate niente tipo orologi, collanine. Secondo me non vi conviene portarle perché potrebbero rompersi e perderle per sempre. Si beccano delle belle botte sullo Stukas.
Ovviamente mi sono dimenticato di fare la outro. Preso dall'entusiasmo degli scivoli, che dire, sicuramente Caneva è un parco che se non ci siete mai andati dovete assolutamente andarci. Ovviamente se riuscite andateci con gli amici, che come avete visto è divertentissimo. E se lo fate, mi raccomando, utilizzate gli sconti che trovate in descrizione per risparmiare qualcosina sul biglietto. Scusa, ci sono, utilizzateli, no? Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per altri contenuti di questo tipo, perché sì, ovviamente arriveranno altri parchi acquatici se adesso il tempo ci grazierà con questo caldo incredibile. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.